Non fatevi ingannare. Il più grande distruttore dell'ecologia, la maggior fonte di spreco, esaurimento e inquinamento. Il più grande fomentatore di violenza, guerra, criminalità, povertà, abusi sugli animali e disumanità. Il maggior generatore di nevrosi sociali e personali, disturbi mentali, depressioni, ansie. Per non dire la più grande fonte della paralisi sociale, che ci impedisce di muoverci verso nuove metodologie di salute personale, di sostenibilità globale e di progresso su questo pianeta. Non è un qualche governo corrotto o una legge sbagliata, o una qualche azienda farabutta o il cartello delle banche. Non è una qualche falla nella natura umana, né qualche congiura segreta che controlla il mondo. È in realtà lo stesso sistema socio-economico, sin dalle sue fondamenta. Tutte queste cose che dici, Jacques, potrebbero essere costruite con quello che sappiamo oggi? O stai facendo supposizioni sulla base di oggi? No, tutte queste cose si possono costruire con quello che sappiamo oggi. Ci vorrebbero 10 anni per cambiare la faccia della Terra, per rifare del mondo un secondo giardino dell'Eden. La scelta sta a voi. La stupidità di una corsa agli armamenti nucleari, lo sviluppo di armi, cercare di risolvere i problemi politicamente, votando questo o quell'altro partito politico, tutta la politica intrisa di corruzione. Lasciatemelo dire ancora una volta, il comunismo, il socialismo, il fascismo, la sinistra, la destra, vogliono incorporare gli esseri umani, tutte le organizzazioni che credono nel migliorare la vita dell'uomo. Non ci sono problemi neri o polacchi, o problemi ebrei o greci, o problemi delle donne. Ci sono problemi umani. Non ho paura di nessuno, non lavoro per nessuno, nessuno può licenziarmi, non ho nessun capo. Ho paura di vivere nella società in cui viviamo oggi.